Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Con Accattone nel 1961 Pasolini diventa una star. La cattiva politica è sempre figlia di cattiva cultura, questo lo dobbiamo ricordare. Un regista acclamato e controverso, un regista che riscrive la grammatica dello schermo. Io credo che Pasolini non avesse più molte illusioni. Quello che gli anni che sono seguiti sono talmente disperanti che sarebbe credo morto di disperazione. E che fa discutere, che ha successo, ma che fa sempre e comunque scandalo. Ecco, ci vorrebbe un Pasolini attrezzato per i combattimenti possibili da farsi oggi. E nella sfida perenne alla morale dei tempi, Pasolini è sempre accompagnato dai suoi amici, i ragazzi di vita delle borgate. Pierpaolo Pasolini, Sergio Citti e Pupi Avati scrissero nell'arco di un paio di mesi, andando, mi ricordo, due giorni alla settimana da lui, questa sceneggiatura che è poi diventata Salò, le 120 giornate di Sodoma. Diciamo che l'intuizione di Pasolini, è chiamata allora una provocazione, è successo molto molto di peggio rispetto appunto a quella televisione di Stato del 1971. Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle trireni rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camici americane. Io so tutti questi nomi e so tutti questi fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Che diventano attori, autori, registi, comparse di un'avventura artistica e cinematografica che arriva lassù fino al cielo.